tutti, io sono Matteo Zonca e oggi siamo di nuovo qui per commentare la Coppa Provincia di prima categoria. Dopo aver visto questa prima fase ricca di sorprese, però anche ricca di belle partite combattute con molti gol, con alcune squadre che si sono rivelate inferiori alle aspettative, altre che invece hanno mantenuto il pronostico, alcune sorprese che hanno saputo togliersi delle soddisfazioni. E oggi faremo una rapidissima panoramica, ma commenteremo al meglio il secondo turno, che sarà costituito da due quadrangolari e un triangolare, a cui accederanno al turno successivo solamente le tre migliori squadre dei rispettivi gironi e la miglior seconda dei due quadrangolari. La miglior seconda poi verrà valutata in base ai soliti parametri, numero di punti, differenza reti e i parametri che voi già sapete. Detto questo, direi di iniziare alla presentazione dei gironi e possiamo cominciare. Vediamo quindi questo primo quadrangolare con Fiemme Calceranica, Telve e Virtus Giudicariese. Allora, Fiemme ha vinto il quadrangolare C con 9 punti, ma fino all'ultima giornata se l'ha giocata con la Dolomitica, assolutamente la rivelazione di questo girone. La Dolomitica che era in vantaggio nella differenza reti rispetto al Fiemme e quindi gli bastava un pareggio per passare il turno, invece il Fiemme ha vinto di misura lo scontro diretto e ha espugnato quindi il quadrangolare C. Calceranica, che nonostante alcune partenze importanti ha mantenuto una squadra di ottimo livello, ha estromesso la prima giornata il Pinè e ha vinto quindi il quadrangolare con 7 punti, mentre il Telve ha vinto con 9 punti, ha stupito perché aveva nel girone il Borgo, una squadra con un organico molto importante. Avevo previsto che lo scontro diretto sarebbe stato quello che avrebbe deciso come sarebbe andato questo girone, e infatti la vittoria del Telve ha permesso di vincere poi questo quadrangolare, mentre la Virtus Giudicariese ha vinto il triangolare B avendo riposato la prima giornata, ha fatto un pareggio poi alla seconda giornata del triangolare e ha vinto col Molveno lo scontro diretto. Nel computo quindi è un quadrangolare di tutto rispetto, molto impegnativo, in cui non c'è nessuna squadra che emerge particolarmente. Il Fiemme sicuramente è una delle favorite per passare questo turno, ma ricordo che passa anche la miglior seconda dei due quadrangolari, quindi se dovessi sbilanciarmi direi che forse il Fiemme è la mia favorita, mentre una tra Calceranica e Telve potrebbe essere la migliore seconda, perché non c'è un pronostico ben definito in questo girone, ma dopo aver visto i risultati di questa prima fase possiamo dire che è un girone assolutamente aperto, in cui forse il Fiemme e il Calceranica hanno gli organici migliori, ma il Telve dopo un girone così è assolutamente una mina vagante, può fare molto bene, vedremo se saprà confermarsi. In ogni caso sarà un girone che promette molto spettacolo. Vediamo ora il secondo quadrangolare con Marco, Volano, Cavedine Lasino e Pinzolo Campiglio. Allora, sicuramente il Marco non ha avuto un cammino facile in questo primo quadrangolare che ha disputato, nel quadrangolare A, con l'Ederense Montebaldo e Riva del Garda. Era un girone sostanzialmente molto difficile, in cui però il Marco ha fatto 6 punti rispetto ai 4 di Montebaldo e Riva del Garda, e quindi tutto sommato è stato un girone deciso da magari alcune giocate dei singoli, alcuni episodi che nel computo hanno premiato il Marco. Il Volano invece ha espugnato un girone assolutamente difficile, il quadrangolare D vedeva Azzurra e Castel San Giorgio come le mie favorite, non hanno mantenuto le mie aspettative perché l'Azzurra è crollata nello scontro con il Volano perdendo per 6-2, il Volano quindi che si è dimostrato una macchina da gol facendo 7 punti, pareggiando forse contro la rivale meno accreditata, contro l'Aleno. Volano che quindi ha ottenuto meritando questo passaggio del turno, in cui andrà ad affrontare anche il Cavedine, reduce dalla vittoria del quadrangolare H, con 9 punti il Cavedine ha meritato
questo passaggio del turno, le altre tre squadre si sono annullate e quindi il Cavedine ha saputo emergere come previsto nel suo quadrangolare. Per quanto riguarda il Pinzolo Campiglio invece ha fatto 6 punti rispetto a quello che mi aspettavo, che la Pieve di Bono potesse essere la mia favorita, invece il Pinzolo ha saputo fare di meglio, ha ottenuto bottino pieno e ha meritato questo passaggio del turno. Nel computo di questo girone invece è un girone sicuramente più sbilanciato del quadrangolare 1, perché le due formazioni forse più accreditate sono Marco e Cavedine, col Volano che abbiamo visto che è una squadra importante, che può battere chiunque, può perdere anche contro chiunque. Finora non ha deluso in campionato, non ha deluso in coppa, però forse ha qualcosa in meno rispetto ad altre squadre come può essere il Marco, che è una squadra un po' più attrezzata. Quindi se dovessi sbilanciarmi nell'ottica di questo girone direi che forse il Marco è la mia favorita e chi potrebbe arrivare seconda a giocarsi il passaggio del turno come miglior seconda potrebbe essere una tra Volano e Cavedine. Nel Pinzolo invece sì, ha fatto un bel triangolare, però non aveva degli scontri così impegnativi da poter dire che sono i miei favoriti sia per la prima posizione che per la seconda posizione. Direi che la classifica di questo quadrangolare potrebbe essere Marco, Volano e Cavedine a pari per esempio 4 punti e Pinzolo subito dietro. Nel triangolare invece abbiamo Sacco San Giorgio, Gardolo e Verla. E il Sacco San Giorgio ha espugnato il quadrangolare B con 9 punti, aveva fatto un ottimo mercato e è stato decisivo, perché con 9 punti sicuramente vuol dire che oltre ai bei giocatori conta anche la prestazione. Il Gardolo invece ha vinto con 7 punti il quadrangolare G, rischiando di non passare perché lo Sport Maggiore aveva fatto 7 punti. Anche lei aveva quindi stessi punti, stessa differenza reti, solo per il numero di gol fatti il Gardolo ha saputo avere la meglio e quindi ha passato con qualche difficoltà questo girone, mentre il Verla invece diciamo che non è che abbia stupito perché abbia passato il quadrangolare, però 9 punti per una squadra che doveva essere in seconda categoria, salvo poi il fallimento del Rovereto, sono tanti, perché non ha cambiato molto il Verla, ma 9 punti vuole dire che in prima categoria ci sanno stare, in Coppa Provincia sanno dire la propria, quindi possono interferire con Sacco, San Giorgio e Gardolo per il passaggio al turno successivo. Siccome in questo triangolare ne passerà solo una, è difficile quindi trovare una formazione favorita. Se dovessi dare un pronostico, probabilmente il Sacco è quello che ha avuto minore difficoltà e che ha saputo dimostrare maggiore lucidità nei momenti difficili, quindi per me sono i miei favoriti, ma occhio alle sorprese perché è un triangolare sostanzialmente aperto. Bene, per quanto riguarda la Coppa Provincia di prima categoria abbiamo concluso, abbiamo passato in rassegna come è andato il primo turno, abbiamo visto i quadrangolari di questo secondo turno e ho visto che i miei pronostici si sono rivelati a volte giusti, a volte sbagliati, anche se certe squadre hanno deluso rispetto a quello che potevano dare veramente, quindi questo ha influito quello che poteva essere il mio pronostico sulla carta. E ora ho dato i miei pronostici per questi due quadrangolari, per il triangolare, attendo anche qui i vostri commenti, spero di non sbagliare ancora troppo come ho sbagliato nel primo turno, ma era logico che dopo un mercato con molti movimenti e alcuni cambi in panchina importanti potesse essersi qualche sorpresa. Detto questo, io non vedo l'ora di assistere a questo secondo turno perché ci sono veramente delle partite interessanti, Fiemme Calceranica, Marco Volano, poi parliamo di Sacco San Giorgio Gardolo, sono tutte partite assolutamente spettacolari. Noi non vediamo l'ora di commentare questo secondo turno e nel frattempo vedremo come andrà anche il campionato, iniziato subito con alcune sorprese e
alcune conferme nei gironi B e C. Quindi detto questo, un saluto a tutti, ci vediamo al termine di questo secondo turno e nel frattempo buon campionato e buona fortuna a tutti. I'm